Ciao, sono Pietro Figlioli, capitano della nazionale di pallanuoto italiana. Allora, io sono nato in Brasile e a 4 anni e mezzo i miei genitori si sono trasferiti in Australia, quindi ho anche la cittadinanza australiana. E grazie a, diciamo, alla famiglia italiana, infatti Pietro Figlioli è un nome abbastanza italiano, avevo i bisnonni italiani e abbiamo fatto le pratiche per prendere la cittadinanza azzurra. Tutti mi domandano cosa ti senti e secondo me è una domanda che è molto relativa da persona a persona, perché il mondo è a casa di tutti, no? Uno sta bene dove c'è il cuore, quindi il mio cuore in questo momento è in Italia. Ho una famiglia in Italia, ho il lavoro in Italia, ho anche un'altra famiglia che si chiama Pallanuoto in Italia, quindi per ora sono 100% italiano. Sono arrivato in Italia nel 2004 e ho fatto qualche anno al Chiavari Nuoto, al che mi sono trasferito alla Prorecco, dove ho vinto il mio primo, la mia prima Champions, diciamo, Coppa dei Campioni. Non ho vinto campionato perché ero straniero, però diciamo che quell'anno abbiamo fatto la tripletta. Sono andato via 2 anni in prestito, poi sono tornato alla Prorecco dove ho vinto per 8 anni di fila il campionato e Coppa Italia, tranne un anno che è andato un po' storto. Io ho vinto altri 3 Coppe dei Campioni. Nel 2009 ho avuto la possibilità di prendere la cittadinanza italiana e di diventare un giocatore a tutti gli effetti azzurro. E da lì con il coach Campagna abbiamo fatto moltissimi risultati importanti per, diciamo, la storia pallanuotistica dell'Italia. Io ho partecipato a 4 Olimpiadi, quindi 2004 Atene, 2008 Pechino, 2012 Londra, 2016 Rio. Diciamo che 2020 Tokyo doveva essere la mia quinta, ma come sappiamo tutti la situazione per il Covid-19 ha messo il bastone fra le ruote a tutti. Ora siamo ancora in attesa di sapere se si fanno o no. Mi piacerebbe fare la 5ª Olimpiadi perché è stato un mio obiettivo sin da piccolo fare queste 5 Olimpiadi. Ora, se non posso fare Tokyo 2021, farò 2024 a Parigi magari. Il villaggio olimpico è un posto magico, veramente. Ora, io son tante Olimpiadi, 4 fatti, sono tanti, e ogni volta riesco sempre a trovare qualcosa di speciale, di particolare. Da quella situazione che magari tu stai andando dentro nella mensa e fuori esce Roger Federer, o vai a prendere un caffè da qualche parte e lì a fianco su un divanetto c'era seduto Kobe Bryant. Quindi sono situazioni che, anche se non sei un atleta, sei una persona normale, ti trovi in mezzo a dei personaggi internazionali importanti. Mi ricordo una volta avevo la cerimonia d'apertura e c'era Usain Bolt che faceva tutte le sue scene così, faceva lo spettacolo per tutti lì a fianco a noi. Sono cose belle da vivere. Poi tutta l'organizzazione, le manifestazioni che fanno all'interno, anche le volte fanno dei concerti, logicamente negli orari normali, tutte le situazioni di mensa, queste cose sono surreali alla fine, perché nessuno le vive. Poi ogni Olimpiade ha avuto la sua cosa. Mi ricordo ad Atene 2004 nella mensa magari hanno cominciato a suonare la musica greca, tutti che ballano e fanno queste situazioni più tipiche della zona, quindi è un'esperienza che, se non sbaglio, ho sentito da qualche parte lo 0,001% del popolo al mondo ha la possibilità di partecipare alle Olimpiadi, quindi è una cosa particolare, ecco. Allora, diventare capitano della nazionale non credo che ci sia una ricetta. È stata una decisione presa da Alessandro Campagna, il mister, post Olimpiadi 2016, dopo la decisione di Stefano Tempesta, che all'epoca era il capitano, di
ritirarsi. Attualmente sono il più anziano in nazionale, non sono quello con più presenza, che quello sarebbe Icardi, però credo che sia stata una scelta fatta dal mister in base a tante cose, in base alle presenze, la serietà, la dedizione alla squadra. Ora, non mi ritengo al di sopra o al di sotto di nessuno, perché in uno sport come il nostro la squadra vince e non vince l'individuo. Quindi io mi sono sempre dedicato al 100% alle mie squadre e mi è stato riconosciuto in questo caso. Ognuno di noi ha le sue caratteristiche. Un mio particolare può essere il mio nuoto, può essere il mio tiro. Sono anche un atleta molto molto serio. Mi ricordo in alcune società che magari erano in una situazione dove sentivo che la preparazione non era adeguata, allora mi trovavo ad andare in palestra o in piscina mezz'ora, anche 40 minuti prima, per appunto prepararmi al meglio, visto che io guadagno dal mio corpo. È una cosa estremamente importante far sì che stai sempre al top. Allora, io ho sempre avuto la passione dello sport e in Australia da giovane ho praticato veramente tantissimi sport, sia a livello scolastico che a livello di club. E la pallanuoto è stata l'unica che sono riuscito ad arrivare in nazionale, appunto perché ci vuole, per arrivare secondo me a quei livelli ci vuole una, come si può dire, una dedizione a una sola cosa, perché ci sono tanti sacrifici da fare, tante ore di esperienza, di allenamento. E avevo capito che avevo una buona chance quando sono arrivato alla Prorecco e ho imparato tantissimo e non mi sentivo, diciamo, fuori luogo. Sono arrivato a una squadra piena di campioni, con un allenatore che era campione olimpico, campione del mondo, campione europeo. E mi sentivo bene, mi sentivo stimolato, mi sentivo proprio che questo è il mio mondo. E da lì, giorno per giorno, allenamento per allenamento, ho sempre continuato a costruire la mia casa. Tra tutti gli allenamenti, quello che a me stimola di più sono le partite tra noi. Faccio un esempio: alla Prorecco, qualche settimana fa abbiamo fatto la nostra prima partita tra di noi in allenamento, è stata una battaglia pazzesca, sembrava la finale della Champions. E quelle partite lì, dove tu soffri perché comunque sei stanco dell'allenamento fatto durante la settimana e comunque hai sempre un pizzico di timore perché non vuoi fare male al compagno, però ci dai dentro perché è giusto che giochi sempre al massimo, sia per te che per gli altri. Quelli sono gli allenamenti più belli per noi. Poi tutto il resto fa componente da atleta, dalla palestra, la preparazione lì, dal nuoto, che penso che non ci sia un pallanuotista che può dire sì, mi piace nuotare. Però ti rendi conto che sono cose che devi fare e se li fai con un approccio diverso, diventa anche alle volte divertente. Magari si riesce anche a fare le gare con i compagni dove c'è lo scatto del 25-50 metri, comincia a stuzzicare un pochettino, dai, oggi andiamo forte, eccetera, si riesce ad avere anche un allenamento piacevole. A parte che io da grande vorrei sempre fare il pallanuotista, che è la cosa che mi fa divertire più al mondo, però in questo periodo ho riconosciuto anche una passione da personal trainer. Sto formandomi, diciamo, facendo vari corsi a scelta mia che penso siano validi, oltre alla mia conoscenza da atleta. È una cosa che penso che possa servire anche a tutti, perché avere un coach che ti può anche semplicemente dare delle dritte su come vivere una vita sana è una cosa da non sottovalutare. Molte persone ad oggi vivono dietro le tendenze a dell'informazione sbagliata e penso che il lavoro da coach o personal trainer è un ruolo molto importante per tante ragioni. Ognuno di noi
ai propri obiettivi, priorità, e è giusto comunque affidarsi a delle persone qualificate e centri magari adeguati per la preparazione, ecco, che poi dico preparazione, ma in realtà una persona si può anche preparare per fare il cameriere, perché magari cammina 15 km al giorno e deve avere comunque il fisico che regge il carico di un lavoro. Per non dirti un giardiniere che tira su i vasi da 100 kg, non lo so, in due, da solo magari è un po' difficile, però sì, è una cosa importante affidarsi alle persone qualificate. Sì, allora, al di là della pallanuoto, io sono, come dicevo prima, sono uno sportivo puro, mi piace ogni tipo di sport praticare e fare. Sono anche molto, si può dire, malato, che mi faccio prendere facilmente delle cose, allora vado e spendo i soldi per avere l'attrezzatura buona sempre a disposizione. Mi ricordo qualche volta con i miei compagni abbiamo comprato anche i fucili da paintball, che è la guerra finta con le palline di vernice. Ho tantissima passione in acqua, quindi d'estate mi piace prendere il SUP col mio figlio grande, che lui se lo prende anche lui, ha 8 anni, fa già tutto da solo, e magari facciamo un giro in mare così. All'epoca, quando avevo un po' più di tempo, mi piaceva andare a fare la pesca subacquea e in apnea, quindi diciamo che in acqua mi trovo bene. Questo è un dato di fatto, probabilmente per lo sport che faccio. Mi ero trovato un periodo nella mia vita che avevo la moto, mi piaceva fare i giri in moto nel tempo libero. Mi è capitato di andare a sciare qualche volta, logicamente, quando avevo la possibilità, in sicurezza. Adesso ho una piccola passione da qualche mese, da quest'estate che siamo stati a Siracusa in nazionale. Avevamo i campi da paddle a fianco alla piscina, e quindi nel tempo libero ci siamo organizzati un torneo. Mi sono anche preso delle lezioni private con un maestro, perché proprio mi ha fatto proprio piacere come sport, sempre a squadra, perché giochi con un compagno. È uno sport dinamico, divertente, che tutti possono giocare. Prendi la racchetta in mano e stai in campo e giochi. È una cosa bella, e appunto quando poi si creano questi gruppi qua di compagni che si sfidano, si crea un po' di anche qualche scommessina così, c'è da divertirsi. Se non fosse esistita la pallanuoto, non saprei dire sinceramente, perché l'anno in cui ho avuto la possibilità di andare al centro federale australiano, 2002, stavo studiando anche ingegneria civile. Quindi io penso che se la mia carriera da pallanuotista non fosse partito a gonfie vele con il primo contratto in Spagna nel 2003, probabilmente ad oggi ero ingegnere. Però non si sa, perché appunto la vita può cambiare da un momento all'altro. Ho 2 figli, Lorenzo e Matteo, 8 e 5 anni. Lorenzo è appassionato del basket e gioca 2 volte a settimana, forse quest'anno comincerà, anzi fa allenamento 2 volte a settimana, forse quest'anno farà qualche partita di categoria sua. Matteo era ancora piccino, praticava un po' di ginnastica, abbiamo provato a fare delle prove, delle cose, ma lui è ancora un po' indeciso sulla sua vita, 5 anni normale. Però la cosa da padre, secondo me la cosa più importante, è che loro siano felici, no? Io conosco molte persone che i figli hanno seguito, diciamo, i passi dei genitori, e ad oggi secondo me è una cosa pericolosa, perché molti mettono troppa pressione su quello che ha fatto papà o quello che ha fatto mamma, creano più danni che altro. Di sicuro mio papà era nuotatore, lui ha fatto 3 Olimpiadi, ha avuto il record del mondo nel 100 rana, e io ho fatto nuoto, però non era lo sport per me, però vedevo che tutti mi spingevano, ma tuo papà ha fatto, tant'è che poi a 12 anni ho smesso di nuotare, perché ho detto io non ho voglia di stare in acqua a nuotare.
mi ha fatto proprio passare la voglia. E quindi penso che sia una cosa, la cosa migliore per un figlio è appunto è trovare la sua strada, che sia la stessa del genitore o una diversa, non importa, l'importante è che siano felici. Aspetta che sto contraendo un po' il bicipite. Poi io gli invio la foto perché si cambia. No. Ok. Chiarissimo, facciamo arrivare. No, è un'idea. 18. Con 17. Abbiamo... Ce l'hai un altro cancello, no? Domani chiamiamo il fabbro. Vado? Vai. Buono. È buono? Mando il curriculum. Mando il curriculum la fabbro. Ecco. Sì, ma questo è un extra che lo mettiamo nei crediti alla fine.